vero e proprio inno all'amore la scelta di diventare donatori Avis, che ormai da anni si occupa, tra le altre cose, di donazione del sangue e di emocomponenti. Domani anche a Trapani si festeggia la giornata mondiale del donatore per rimarcare l'importanza di un'attività che contribuisce a determinare il benessere di pazienti soggetti a differenti patologie. In questa occasione l'Avis raggiungerà la gente per un festeggiamento all'insegna del benessere fisico e del diretto. La giornata mondiale del donatore di sangue comincerà domani a partire dalle 8.30 fino alle 11.30 con la consueta donazione presso la sede Avis in via Casabianca a Trapani. Continuerà alle 17.45 con una passeggiata ciclistica che a partire da Villa Pepoli si articolerà in un cammino comunitario in bici fino al ritorno al luogo di partenza previsto per le 20. In questa occasione i partecipanti saranno omaggiati di apposite magliette distribuite dall'associazione. Alle 20.15 è previsto un rinfresco che introdurrà la parte serale dell'evento caratterizzata da un concerto che allieterà il pubblico fino alle 13.45. Spiega Lorenzo Datri, presidente dell'Avis Trapani, la proposta di attività destinate a raggruppare cicloamatori, donatori ed estimatori della musica non è casuale. La giornata è stata dedicata alla figura poliedrica di Alberto Fiorentino, donatore Avis recentemente scomparso dai trasversali interessi. Infatti, Fiorentino era uno dei componenti dei gruppi musicali che intratterranno il pubblico nel corso della serata. Essere donatore significa mettere a disposizione se stessi per gli altri, detto con parole di Datri. Vuol dire mettere il proprio sangue a disposizione degli altri. Ciò risulta fondamentale in caso di anemia o interventi di varia natura. Nel corso dell'evento è prevista una raccolta fondi libera pensata al fine di garantire una borsa di studio al Conservatorio Scontrino o uno strumento musicale a uno dei volenterosi ragazzi che senza un aiuto non siano in grado di permetterselo.